Guarda qua, ho trovato la terza fonte. Di già. L'avevo già individuata prima, ma ora ne ho la certezza assoluta. Dove? È esposta in un museo del Cairo, ora. Mi sa che Connor dovrà aspettare. No, resta qui. Ci serve quella chiave e il tempo stringe. Ci andrò io. E Cross? Vedrai che andrà tutto bene. Tornerò presto. Quando sei pronto, Desmond? L'inverno si avvicina. L'aria è calma e gelida e volge al peggio. Anche gli altri lo sanno e si danno da fare con grande impegno. Vorrei aiutarli, ma sono preso da faccende ben più urgenti. I Templari hanno preso di mira George Washington. Lo vogliono morto al più presto. Speravo di non dover arrivare a informarlo, ma Thomas Hickey mi ha costretto a rompere il silenzio. E così ho deciso di rivelare tutto ciò che so, dei Templari e dei loro piani. Dirò chi sono davvero. Achille non è d'accordo. Litighiamo di continuo, ma ormai la posta in gioco è troppo alta per mantenere il segreto. Non lo fare, Connor! Tu allora che cosa proponi? Di stare a guardare mentre i Templari vincono? Abbiamo giurato di fermarli, o l'hai dimenticato? Gli assassini agiscono nell'ombra, rapidi. Noi non crediamo ai quattro venti l'esistenza di cospirazioni. Chi sei tu per darmi lezioni? Ti sei trincerato in questa catapecchia e hai messo da parte la confraternita. Da quando sono arrivato non hai fatto altro che scoraggiarmi e in rare occasioni hai cercato di aiutarmi. Ma hai fatto così poco che potrei dire che non hai fatto un bel nulla. Come osi? Allora dimmi, chi ha guardato la confraternita sgretolarsi? Chi ha permesso che l'ordine dei Templari si ingrandisse fino a controllare un'intera nazione? Se ho cercato di fermarti è stato perché non sapevi nulla. Se ho esitato ad aiutarti è stato perché eri ingenuo. Mille volte saresti morto, trascinando sal cielo quanti altri con te. Ora ascoltami bene, Connor. La vita non è una favola e non esiste alcun lieto fine. No, specie se a guidarci è gente come te. Nella foga di salvare il mondo, ragazzo, stai rischiando di distruggerlo.
comandante. Connor? Notizie su Lee? Non ancora. Mi dispiace, ma ho avuto da fare. I carri con i rifornimenti per il campo sono spariti. Temo un sabotaggio. Un traditore di nome Benjamin Church, appena uscito di prigione, è svanito anch'egli. Di certo i due eventi sono correlati. Di che era accusato? Lo hanno sorpreso a scrivere ai lealisti dando informazioni sulle nostre truppe. Ha detto che voleva spaventarli per scongiurare la guerra. Menzogne. Troverò Church per voi. Cosa? Perché vorreste aiutarci? Ha importanza? Come vuoi. Sono stati segnalati problemi lungo la via che va a sud. Credo sia lui il responsabile. Ti suggerisco di cercarlo laggiù. Padre. Connor, ultimo desiderio? Aspetta. Che banale. Sei qui a cercare Church. Controlli se ha rubato abbastanza per i tuoi amici inglesi. Benjamin Church non è mio amico. Non più degli inglesi e del loro stupido re. Ti sapevo ingenuo, ma così. I templari non aiutano la corona. Noi due abbiamo lo stesso scopo. Libertà, giustizia, indipendenza. Ma... Ma cosa? Johnson, Pitcairn, Hickey volevano rubare la terra, saccheggiare le città, uccidere Washington. Johnson voleva comprare la terra per tenerla al sicuro. Pitcairn invece puntava sulla diplomazia, ma tu hai scombinato i piani rendendo inevitabile la guerra. E Hickey? George Washington è un incapace, ha perso quasi tutte le battaglie a cui ha preso parte. Quell'uomo è un coacervo di insicurezze e di dubbi. Guarda Valley Forge e ammetterai che ho ragione. Staremmo meglio senza di lui. Senti, vorrei tanto darti una lezione, ma Benjamin Church l'ha fatta molto grossa. Tu vuoi i rifornimenti che ha rubato? Io voglio punirlo. I nostri scopi coincidono. Che cosa proponi? Una tregua. Forse stare insieme ci farà bene. Sei mio figlio, in fondo, e potrei ancora salvarti dall'ignoranza. Posso ucciderti, se preferisci. Ottimo. Andiamo, allora. Sai almeno dov'è ora Benjamin Church? Temo di no.
Speravo di sorprenderlo qui quando sarebbe tornato coi suoi. Ma sembra che sia tardi. Sono già venuti a prendersi tutto. Forse posso trovarlo. C'erano rifornimenti nelle casse. E anche abiti e medicine. La neve ha coperto le tracce, ma quel che resta basterà a inseguirli. Che sfortuna. Morirò congelato se non la sistemo. Sei un uomo di Benchurch? Bella mossa. È stato saggio fuggire. Che cosa volete? Dov'è Benjamin Church? Non lo so. Volevamo accamparci a nord di qui, dove di solito scarichiamo la merce. Forse lo troverete là. Ora basta. Non c'era bisogno di ucciderlo. Non sprechiamo tempo in discussioni inutili. Raggiungi gli altri uomini di Church, infiltrati nel loro accampamento e scopri qualcosa. E tu invece? Non preoccuparti. Fa come ho detto. Basterebbe alzare bandiera bianca. Avrebbero dovuto farlo da un pezzo. Perché no? Tutta maniera. La corona vincerà di più.
un nuovo piano questa notte. Un furto, ma niente carri. Andremo a rubare dritti nel campo ribelle. Valley Forge? Esatto. Ma sei sicuro? Non importa se io sono sicuro o no. Faccio come dice Church. Se sei preoccupato, parlane con lui. È qui. Certo che no. Trova a New York, a quanto ne so. Non vuole farsi notare. Ma è che abbia tanta voglia di tornare in galera, sai? Bene, ci sto. Guarda un po' qui. Stava girando attorno al campo con fare sospetto. Sarà una spia ribelle. No, è uno che conta. Uno molto speciale. Non è così, Aitam? Church mi ha detto tutto di te. Allora dovresti sapere cosa ti aspetta. Non sei affatto nella posizione di minacciarmi. Non ancora. Ho sistemata questa feccia, raggiungimi a New York! Cosa? Pensi di andartene? Ora! Beh, se non te la cavi con un paio di mercenari, allora non mi serve lavorare con te. Da non credere.